Ciao amiche e amici, bentornati nel mio canale. Ma che dite, lo vogliamo fare un bel video tag? Allora, sono stata taggata da un mio amichetto di YouTube, amichetto perché è giovane, giovanissimo, ha 20 anni mi sembra, potrebbe essere mio figlio, quindi però è un ragazzo di un grande carisma, di una grande personalità. E anche molto intelligente a mio avviso, con il quale condividiamo una passione in comune che è quella per i profumi. L'ho conosciuto così tramite, in realtà, allora sto parlando di Giampi, Giampiero Giampi 97, del canale Giampi 97, che appunto mi ha taggato dell'essenza del vivere, che io poi ho conosciuto tramite un altro amico, che è Martino. Allora, un bacio a tutti e due ragazzi. Grazie, grazie a entrambi del vostro affetto. Ringrazio comunque adesso Giampiero per avermi taggato in questo video, che faccio con molto piacere. E vi leggo le domande prese sotto un altro video. È stato fatto da molte persone questo video tag. Io vi sto leggendo le domande prese dal canale di Sweet Rebel. Ciao Cri, perché ho visto anche il suo video, quindi un bacio anche a te, Cri, se per caso passi di qua. Allora, questo è un video tag molto particolare e anche molto intelligente, che mi dà la possibilità di affrontare alcuni argomenti. Partiamo subito, pronti? Prima domanda. Pro o contro la chirurgia estetica? Ne hai mai fatto uso o abuso? Allora, qua vorrei, cioè rispondo molto volentieri a questa domanda, sono contenta che sia la prima, così mi consente anche di affrontare un argomento che ancora non ho affrontato in nessuno dei miei video, che però chi mi segue sugli altri miei social, su Instagram, su Facebook, lo sa, che un po' di tempo fa sono stata presa di mira da un paio di persone che mi hanno detto delle cose non simpatiche sotto a un mio video. E nella fattispecie mi hanno detto che io ho gli zigomi rifatti male, che il chirurgo plastico ha sbagliato a rifarmi gli zigomi e che sembrano delle palline da ping pong. Me l'hanno detto sotto due persone sotto un mio video, in modo un po' anche abbastanza aggressivo, diciamo violento. Però contro la chirurgia estetica, ne hai mai fatto uso o abuso? Allora, non sono né pro né contro la chirurgia estetica, non ho una opinione definita al riguardo. Diciamo che personalmente penso che ognuno debba sentirsi libero di fare del proprio corpo quello che ritiene più opportuno per sé e per le persone che fanno parte della propria vita e che non sia affare degli altri esprimere un giudizio al riguardo. Io personalmente credo, cioè io sono un'esteta, sono un amante dell'estetica, amo il bello e sono felice di potermi circondare di belle cose. Non vi nascondo che sono narcisista, per qualcuno forse anche a livelli patologici. Sono passati gli anni, sto invecchiando, i miei difetti dell'età cominciano ad uscire fuori. Se vi devo dire mi ha fatto piacere, mi sta facendo piacere invecchiare, vi direi una bugia. No, non mi sta facendo piacere invecchiare. Però, siccome succedono anche cose peggiori nella vita, oltre che invecchiare esteticamente, e cioè quello che è peggiore nella vita è invecchiare fisicamente, ritengo che comunque non sia poi questo un grosso problema. E qua mi riferisco a ricorrere alla chirurgia estetica per fermare il tempo. Cioè, mi spiego meglio, se questo vi può aiutare,
Se questo aiuta una persona a farla sentire meglio, a darle un po' di ossigeno, a darle un po' di sicurezza in se stessa, a farla sentire più sicura, ma chi siamo noi per giudicare quello che una persona fa del proprio viso, del proprio corpo, se fa un intervento al seno perché lo vuole risollevare, no? Se si fa il botulino, se si fa l'acido ialuronico. Se si lima il naso, se lo alza perché comunque ha un complesso, cioè io non sono nessuno per giudicare i motivi che sono dietro questo. Sono quindi, ho un atteggiamento, cioè, di libertà. L'abuso della chirurgia estetica mi spaventa perché io vedo persone che stravolgono completamente il loro viso, il viso, anche il corpo a volte, comunque parliamo di viso, che stravolgono completamente la loro identità. Ecco, il viso è la nostra identità. Io avrei veramente un problema se non mi riconoscessi più davanti allo specchio. Quello nasconde però un altro problema, che è la mancata accettazione di se stessi. Quindi usarla per migliorarsi, per risolvere un complesso che ci fa soffrire, sì, sono d'accordissimo, per ovviare a un incidente che ci può aver sfigurato, che ci può aver danneggiato a livello fisico, sono d'accordissimo, per rallentare il tempo che passa, ok, per toglierci 20 anni e tornare una donna di 50 che vuole apparire come una trentenne, sinceramente lo trovo ridicolo, ridicolo perché comunque sia nessun intervento di chirurgia estetica vi ridarà mai la giovinezza. Però d'altra parte, insomma, poi chi lo fa è, cioè, problema loro, cioè a me non mi interessa. E ne ho fatto mai uso abuso? No, finora non ho fatto né uso e né abuso. Non escludo di farlo, cioè non è detto che io non cominci tra un po' di tempo a pensarci e poi magari a farlo. Se dovessi farlo, probabilmente partirei dalla blefaroplastica, probabilmente, cioè probabilmente mi toglierei le borse, che sono state sempre un mio cruccio, ma da sempre, da quando avevo 20 anni, però ovviamente con il passare degli anni diventa un pochino più ingannevole. Con il passare degli anni è cambiata la forma del mio viso, è cambiato il mio naso, ragazzi, cioè il mio naso, quello che io ho oggi, che io non ci ho mai messo, cioè ci ho messo mano, ho rifatto il setto per motivi di respirazione, purtroppo nel 2010, ma non mi è stato toccato a fini estetici, anzi, forse. Vabbè, però comunque sia, col passare degli anni il naso cambia, cioè se io mi vedo delle foto mie di quando ero più giovane, il mio naso era più carino, era più piccolo, il naso cresce come le orecchie, voi lo sapete che le orecchie continuano a crescere per tutta la vita, il naso è uguale e soprattutto il naso si abbassa. Infatti, ad esempio, a me si sta cominciando a piegare un pochino in avanti questa parte, ora per carità, cioè non è una cosa così drammatica, insomma, cioè non mi permetto di dire questa cosa perché ci sono persone che hanno sicuramente un problema legato al naso. Però per dire, se avessi coraggio, solo l'idea di poter tornare lì sotto, perché io so che cosa vuol dire, avendo rifatto il setto e comunque il mio naso è stato toccato minimamente, minimamente, quanto ho patito, io veramente ammiro chi ha il coraggio di fare interventi pesanti. Mi frena, sinceramente, mi frena la paura di andare sotto i ferri, perché io sotto i ferri ci sono andata diverse volte ormai, e sinceramente c'ho un po' paura delle operazioni e degli interventi. E poi tutti gli interventi al viso sono dolorosissimi perché il viso è molto innervato. Comunque, 10 minuti a parlare di questo, mamma mia, non finiremo più. Andiamo avanti, seconda domanda, cercavo di andare più veloce. Cosa ne pensi di chi decide di lasciare il lavoro e i propri soldi per diventare un clochard? Lo faresti? Cioè, io sinceramente questa domanda è quella che ho capito meno di tutte, perché io penso che siano pochissime al mondo le persone che decidono di diventare un clochard. Cioè, a molti può capitare di diventare perché non hanno alternative e finiscono per strada, però insomma ci sarà qualcuno, ma non, cioè, mi pare veramente un'eccezione.
Che cosa ne penso? Pure qua, massima libertà, ognuno può fare della propria vita quello che vuole. Io ritengo che avendo la possibilità di scegliere la propria vita, che è un dono, vada impegnata in cose produttive. Se avete un problema esistenziale o un momento di rottura nei confronti della società, andate a far missionario in Africa, ecco, fate del bene a qualcuno piuttosto che fare il clochard, perché così danneggiate solo voi stessi, cioè questo penso. Per quelli che purtroppo entrano in crisi, hanno un problema e si trovano a dover vivere per strada, ma massima comprensione, massimo rispetto per quello che comunque è un dramma umano. Terza domanda, transessualità, sei a favore? Pensi che ognuno possa fare ciò che vuole della sua vita? Ritorniamo a bomba, io penso che ognuno abbia il diritto di fare ciò che vuole della sua vita, è insindacabile questo principio, quindi penso anche sulla transessualità che ognuno possa fare ciò che vuole della sua vita, però è un tema questo che un po' mi turba, devo dire la verità, l'idea che una persona arrivi a decidere di compiere sul proprio corpo delle mutilazioni, perché di questo stiamo parlando, di mutilazioni, mi sembra come una cosa veramente per me inconcepibile. Ma credo anche che se una persona arrivi ad affrontare un percorso così doloroso, debba per forza avere una motivazione che fortissima e che io non posso comprendere perché io non sono quella persona, io non vivo nei panni di quella persona. Io ho sempre vissuto bene a mio agio nel mio genere, sono nata donna, mi sono sempre identificata in un corpo da femmina al 100% e in una mente forse più maschile di quella che diciamo si potrebbe pensare rispetto a quello che è il mio aspetto fisico e mi sono però sempre trovata bene così, anche se ho sempre detto se rinasco voglio nascere uomo, in una vita vorrei nascere uomo per fare un'esperienza diversa, perché penso che la vita da donna sia molto più faticosa, però sinceramente non ho mai pensato di cambiare il mio sesso, cioè a me solo l'idea di voler diventare, cioè uomo e che mi viene amputato il seno, o che da uomo mi viene amputato il pene, mi appare una cosa che io non posso giudicare, non la posso capire e quindi non posso dare un giudizio. Quarta domanda, è un sogno irrealizzabile? No, perché in realtà nessun sogno che ho è irrealizzabile. I sogni che ho con un impegno molto forte e con della perseveranza, in teoria potrebbero essere realizzabili, anche se oggi li vedo complicati, però un domani non è detto che non riesca a farli. Ma io in realtà nella mia vita avevo un sogno, l'unico vero sogno che io avevo l'ho realizzato. E quindi, anche se quando ero giovane, c'è stato un momento in cui mi sembrava una cosa molto lontana da me, però l'ho realizzato, cioè quello di avere dei figli, quello era veramente il mio sogno, quindi l'ho realizzato e il resto è un di più, ecco, il resto è un di più. Quinta domanda, purtroppo c'è chi si suicida, cosa ne pensi di chi compie questo gesto estremo? Questo è un tema che sento molto per vari motivi. Ho conosciuto questa cosa, insomma, abbastanza da vicino, che è capitata, insomma, a una persona vicina a me. Allora, penso che sia una cosa terribile e che chi fa questo gesto estremo è perché non vede una speranza e perché gli è intollerabile. La vita è più dolorosa dell'idea di non esserci più, che anche qui noi non possiamo giudicare, e che provo una profonda, profondissima pena per chi rimane e per chi si rende conto di non essere riuscito ad aiutare la persona che ha commesso questo gesto. Sì, chi decide questo,
lascia un vuoto incolmabile nel chi rimane, però insomma passa a miglior vita, si spera, ma chi rimane è devastato, no? Però è anche vero che dietro un suicidio c'è sempre un sistema che non ha colto dei segnali. Spesso c'è una depressione che poteva magari essere affrontata, perché la depressione è una malattia che prende comunque una parte del nostro corpo, che è l'organo più importante, colpisce il cervello, può nascere anche da motivi, sicuramente da motivi, da vicissitudini, ma poi si stratifica nella nostra esistenza e altera quelli che sono i recettori del cervello. E quindi in quel caso però ci si può fare qualcosa. È un momento di dramma estremo, il momento buio di una notte magari, che con alcune cure, con alcune circostanze diverse, con una fatalità diversa poteva anche non accadere, ecco. E quindi bisognerebbe avere sempre gli occhi un pochino più attenti, più aperti e cercare di cogliere alcuni segnali che ci sono sempre. Sesta domanda, tatuaggi, piercing, body modification, cosa ne pensi? Da, allora, tatuaggi, piercing, io ho due tatuaggi e un piercing che ho fatto poi da adulta, sinceramente. Il piercing l'ho fatto a 30 anni, i tatuaggi, cioè dopo i 40. Quindi penso che mi piacciono, ma uno, eccolo, ce l'ho qua. Non so se si vede, se si intravede. Sono due carpe giapponesi che fanno il disegno del Tao in realtà, e sono anche i due pesci, quindi il mio segno zodiacale con il simbolo del Tao insieme. E questo è uno. L'altro non ve lo posso far vedere perché sta un po' nascosto. Cioè, penso che il tatuaggio ha valore se viene fatto con una finalità ben precisa e se rappresenta qualcosa per voi e per sancire un momento, per ricordarvi un momento particolare della vostra vita. Se è una moda, no, perché il tatuaggio è indelebile, a meno di soffrire molto, è un passaggio definitivo nella vostra vita. Se lo fate per moda, per emulare, perché poi non sapete manco che vi fate, prendete un disegno da una rivista e lo portate da... Fammi que... No, no, deve avere un significato. Sui piercing ne ho uno, mi basta. Non me ne farei altri perché comunque sto bene così, non è visibile. E ho un piercing all'ombelico che quando voglio lo evidenzio, quando non voglio lo tolgo, è come se non ci fosse, quindi quello non è invasivo. Body modification, no, io sono, per me non lo farei, non mi piace come idea di fare delle modifiche, insomma, ho visto delle cose sconvolgenti, mi fa pure paura, sinceramente no. 7. Diversità verso omologazione, cosa ne pensi? Nell'uno o nell'altro, per me la verità sta, cioè la giusta misura, la verità sta nel mezzo, la giusta misura, quindi né diversità né omologazione. Nella vita ci sono tanti momenti, a volte è bello avere un momento di rottura e quindi essere diversi, a volte è bello anche allinearsi, cioè non penso che ci sia nessuno che sia davvero diverso né nessuno che sia davvero poi così omologato. In linea di massima un po' più di simpatia per i diversi, perché io stessa mi reputo una diversa, anzi, quando ero più giovane ero un po' considerata una pecora nera anche dalla mia famiglia, quindi c'ho un po' più di simpatia, però insomma, l'equilibrio, ragazzi, l'equilibrio è la vera virtù. 8. Hai mai subito bullismo, mobbing o semplicemente sei mai stato penalizzato per quello che sei, per come ti poni? Grazie a Dio, no, non in modo particolare. Cioè, sì, un po' di bullismo l'ho subito perché ero molto timida quando ero bambina adolescente. Mobbing, no. Sono stata penalizzata per quello che sei, per come mi pongo? A volte sì, perché comunque sono sempre stata una persona che ha detto quello che pensava, sempre. Però non la vedo come una penalizzazione, cioè la vedo come un'opportunità di aver espresso la mia natura e di essere comunque rimasta fedele a me stessa, quindi non lo vedo io come una penalizzazione. Oggi il bullismo invece è un grande problema, soprattutto per i giovani di oggi, è un grande problema che ha avuto un'escalation con i social, il cyberbullismo è la piaga di questo periodo, anche io nel mio piccolo comunque un pochino di cyberbullismo è così. L'ho vissuto, ma veramente minimale.
e bisogna imparare a difendersi. Soprattutto i giovani devono aprire un pochino gli occhi perché sono tempi veramente questi difficili. Nona domanda, il giudizio degli altri come lo vivi? Video lunghissimo, mamma mia, te ne sbatti o te ne fai un cruccio? Allora, il giudizio degli altri, secondo me, ognuno di noi lo vive e lo subisce, sfido chiunque davvero a fregarsene completamente, anche quello che se ne frega dopo un periodo in cui ha subito il giudizio degli altri e poi è arrivato a fregarsene, quindi comunque ha avuto questo imprinting, no? Personalmente io cioè chi giudica proprio è qualcuno che io personalmente non considero. Mi dispiace se le persone a cui sono legata, che fanno parte della mia vita, non mi hanno capita. Questo mi dispiace, che dà giudizio senza conoscere, cioè, sta bene dove sta, diciamo. Decima domanda, sei felice di come sei oggi? Sì, abbastanza, ma si può sempre migliorare, spero di farlo. Undicesima domanda, tagga chi vuoi. Allora, io qui taggo tutti quelli che vorranno fare questo video, fatelo, è molto carino, è divertente, anche profondo questo tag. E poi taggo in particolare due mie amiche di YouTube e della vita, una di più l'altra perché ha una presenza da un anno a questa parte, l'altra un po' meno perché è una new entry nella mia vita, che sono, e vi consiglio di andare a vedere entrambi questi canali, che sono canali di persone che io stimo, e persone meravigliose sia come YouTuber ma soprattutto come donne. Allora, Barbara, taggo Barbara del canale Baby Psy. Tesoro, sono molto curiosa di sentire le tue risposte. Ti prego, fallo questo video per favore. E poi taggo Carmen del canale Milk Coffee 1973, che è una nuova conoscenza, diciamo, nella mia vita, perché è da un paio di mesi che noi siamo entrati un pochino più in confidenza, ma che comunque io seguivo come YouTuber già da diverso tempo, che ho iniziato a conoscerla meglio anche come persona e ovviamente la conoscenza ha commentato la stima che avevo di lei come YouTuber, ovviamente anche come donna. Quindi, cara Carmen, ti prego, fai anche tu questo video perché sono curiosa di sapere, so che a te piace, puoi fare questo tipo di video, insomma, più profondi, più psicologici, quindi sono curiosa. Allora, un bacio a voi ragazze, un bacio a chiunque mi abbia seguito fino adesso, Only the Brave fino alla fine. Spero di avervi, insomma, fatto compagnia e vi mando un bacio grande e vi aspetto al prossimo video. Ciao!